E tra i nomi dei probabili grillini candidati al ruolo di sindaco Livia Liotta, l'ex presidente del comitato di quartiere di Macchitella, nonché organizer del meetup locale, potrebbe essere per molti attivisti all'interno del movimento colui che potrebbe fare da collante tra le varie fazioni. Per ora è in voga il Totonomi. In realtà il Movimento 5 Stelle si concentra più sulle problematiche, sulle tematiche, sulla scrittura del programma, che in questo momento è la nostra priorità. Diciamo che i nomi vengono dopo, anche perché nella controprova anche i nostri portavoce sono portavoce proprio perché esprimono un programma che viene elaborato dagli attivisti della cittadinanza. Quindi diciamo che, a differenza dei partiti tradizionali, noi partiamo dal programma e poi individuiamo il nome. Una cosa è certa, i grillini non vogliono ricadere nello stesso errore di valutazione che ha portato all'elezione dell'ex sindaco Domenico Messina, espulso dal movimento dopo pochi mesi di gestione della macchina amministrativa. Vogliamo dare una svolta, cioè evitare gli errori del passato, perché servono a crescere. E vogliamo quindi individuare noi delle personalità di alto profilo, con competenze e che sappiano anche intercettare quelli che sono i bisogni della gente. Quindi da un lato noi lavoreremo e stiamo già lavorando su un programma partecipato, quindi scriviamo il programma assieme alla gente, alla popolazione, individuando grazie a loro le priorità. Dall'altro lato stiamo individuando anche delle personalità di alto profilo che possono dare anche quelle risposte che finora sono mancate. Ad oggi quali sono le priorità che avete riscontrato? Ma le priorità, la sicurezza è sicuramente una priorità su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando tanto. E poi la vivibilità, quindi le manutenzioni, la città che appunto deve essere pulita. E poi soprattutto l'aspetto fondamentale è la partecipazione. La partecipazione in questi anni è mancata. Noi abbiamo con i comitati di quartiere negli anni scorsi lavorato sul regolamento sul bilancio partecipato, quindi punteremo tanto su questo aspetto, proprio perché uno dei capisaldi del Movimento 5 Stelle è sempre stata la partecipazione della gente, e noi da questo punto vogliamo ripartire. C'è un discorso iniziato prima da Messinese e poi continuato dal commissario che non condividete tanto. Allora sì, un aspetto su cui noi stiamo lavorando è anche, come dicevo prima, il regolamento sul bilancio partecipato. Purtroppo Messinese ha portato così, diciamo, all'attenzione del Consiglio Comunale un regolamento che ha poco di partecipato, che esclude quindi i comitati di quartiere da questo processo di partecipazione attiva alla cittadinanza, e questo percorso è stato, diciamo, proseguito, cioè su questo percorso sta proseguendo anche il commissario, quindi questa è sicuramente una continuità che noi non condividiamo, proprio perché riteniamo che la partecipazione debba partire dal basso, quindi i comitati debbano essere uno strumento fondamentale per coinvolgere quante più persone in questo processo di cogestione della cosa pubblica.